Trionfo storico e roboante per la rinascita Refugees, che si aggiudica per la prima volta nella sua breve ma eccellente storia la Coppa Italia di promozione pugliese. Finale di ritorno a senso unico al comunale di Leverano, i salentini vincono 5-1 sulla Virtus Palese, bissano lo 0-2 ottenuto a Bari nella gara d'andata. Cronaca vibrante, il Palese parte meglio e si illude all'undicesimo quando Fumai colpisce il palo dalla sua mattonella. Il copione comincia a prendere forma al 20esimo, Fatti subisce fallo in area, calcio di rigore per i Refugees che sbloccano i giochi con il solito Marong. Riagiscono i baresi al 28esimo, intervento errato di Sané, Berosvili spreca tutto da ottima posizione. Il raddoppio che sa di definitivo colpo del KO giunge al 34esimo, imbucata profonda per Marong che fredda rana con un sinistro chirurgico. A questo punto diventa una formalità, i Refugees si godono il trionfo e dilagano nella ripresa. Al 57esimo l'incornata di Fatti vale il tris, sfruttato al meglio il cross di Condé. 66esimo, errore di Maiorano, Tiam ne approfitta e cala il poker, 4-0, salentini travolgenti. 72esimo, Condé si mette in proprio e da assistman diviene mattatore, sfruttando il servizio di Sané realizza la manita, tripudio del numeroso pubblico accorso al comunale. 4 minuti dopo, al 76esimo, la Virtus Palese trova il gol della bandiera, unico di questa amarissima doppia finale. Scioscia approfitta di una disattenzione avversaria e si concede una piccola soddisfazione personale. I baresi chiudono in 10, all'87esimo Fumai commette fallo su Fatì e incassa il rosso diretto. Grande festa al Leverano e la rinascita Refugees decora il suo meraviglioso viaggio con un altro traguardo prestigioso. I ragazzi di Hassan vincono con merito la Coppa Italia di promozione pugliese. Nelle mani di Baba che la alza.